fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Martedì 19 dicembre, bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro e Eduradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni per mezz'ora vi fa compagnia. Parliamo di tante cose, siamo anche in area dicembre con tante persone che si stanno unendo a noi per rivolgervi gli auguri e infatti oggi abbiamo anche una piccola chicca, però prima di tutto vi voglio presentare la nostra corrispondente dall'estero, dalla Terra Santa per essere precisa, Silvia Giuliano. Silvia oggi ci porta in giro nella Città Santa, che è un luogo ovviamente di religioni e culture, e ci porta proprio nella Basilica del Santo Sepolcro, davanti alla Pietra dell'Unzione. Guardiamola insieme. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Liberi Dentro e Eduradio TV. Io sono Silvia e mi trovo all'interno della Basilica del Santo Sepolcro, proprio davanti all'edicola del Sepolcro. E ogni volta penso che questo è il luogo proprio più caro alla cristianità, perché all'interno di questa edicola è conservata la tomba vuota di Gesù, dove è stato posto il corpo morto di Gesù prima della sua resurrezione. Ecco, la tomba è vuota. Molto spesso è molto interessante trovare dei pellegrini che magari non sono molto consapevoli di dove sono, entrano dentro la tomba e dicono: no, questa tomba è vuota. E ovviamente è vuota, perché il cristianesimo fa di questa tomba proprio il luogo per eccellenza che ha visto la resurrezione di Cristo. E se sentite in sottofondo, ci sono i frati francescani che stanno concludendo la processione quotidiana che ogni volta avviene alla Basilica del Santo Sepolcro ogni pomeriggio, e diciamo in un giro quasi circolare ci sono delle bellissime preghiere, dei bellissimi canti che ripercorrono soprattutto la passione di Gesù, quindi gli ultimi giorni, le ultime ore della passione di Gesù. Io credo che questo sia veramente il luogo più amato dai cristiani. Sono contenta di condividere con voi anche la possibilità di farvelo vedere e di essere qui, perché penso sempre che è una grande grazia poter essere sempre così vicini a questi luoghi santi che sono raggiungibili, insomma, non facilmente, anche se sicuramente grazie a oggi è sicuramente molto meglio dell'epoca crociata. Un abbraccio a tutti. E ora, dopo essere stati a Gerusalemme con Silvia Giuliano, passiamo a un altro luogo. Veniamo qui a Bologna. Abbiamo avuto il piacere di incontrare Nicola D'Amore, che è sovrintendente capo della Polizia Penitenziaria e anche sindacalista della FSN CISL. Per noi è stato emozionante incontrare e poter intervistare per la prima volta un agente penitenziario. Non capita di certo tutti i giorni. E ovviamente abbiamo voluto sapere come vive un agente penitenziario e soprattutto qual è il suo lavoro, di che cosa si occupa. Ascoltiamolo insieme. Nicola, vogliamo chiederti come vive un agente penitenziario il carcere, di che cosa si occupa e come lo percepisce? Allora, il nostro è un lavoro complesso. Oggi più di ieri la società è cambiata, dovremmo parlare di questioni anche geopolitiche, perché in carcere, specie in Nord Italia, troviamo persone straniere che arrivano con progetti migratori deboli o inesistenti. E quindi un continuo di povertà, e non sempre il carcere riesce a dare delle aspettative a queste persone. Purtroppo il nostro lavoro, noi siamo in trincea, scusate, non è una guerra, ma è una vera trincea, e combattiamo la povertà, cerchiamo di dare delle risposte, non sempre purtroppo queste risposte
trovano poi delle risposte concrete, cioè diventano fatti concreti per le persone detenute. Io personalmente, nonostante i miei quasi 30 anni di lavoro pur facendo parte di un ruolo diverso, mi interessa, sono rimasto interessato al lavoro in carcere, faccio un lavoro di prossimità. Non tutti i miei colleghi purtroppo la pensano così, c'è questa competizione ad acquisire titoli di laurea, parecchie private, per scappare, per fuggire dal carcere. E quando poi il carcere è una realtà comunque interessante dal mio punto di vista, purtroppo non vedo la stessa cosa da parte dei miei colleghi. L'ultima generazione, no, devo essere sincero, c'è stato proprio un cambiamento culturale, e sicuramente questo fa bene all'istituzione penitenziaria. A me mi è venuta in mente una cosa. Il carcere non è per tutti, però, Nicola. Assolutamente. Nel senso che hai ragione quando dici che bisogna starci in un certo modo, altrimenti non ci puoi stare. E forse mi verrebbe anche di dire la scelta che hanno fatto delle persone è stata più dettata dalla necessità che non dalla consapevolezza di quello che devi fare. Sicuramente quello che sto per dire sarà stigmatizzato, ma in realtà è questo: il carcere per parecchi è l'ultima spiaggia, non per me. Io ho avuto possibilità di studiare, vengo da una famiglia dove i miei nonni, i miei zii sono professionisti, comunque sono un po', ecco, sono l'unico che ha preso questa via. Ma sono contento, però ecco, il carcere per me io lo studio, è un microcosmo che in continua evoluzione, no? Quindi cambia, è soggetto a dei cambiamenti, e questo per me è un motivo di interesse. Purtroppo non è così per gli altri, quindi non è un lavoro che possono fare tutti. Resilienza, resistenza, vabbè, diciamo sono cavolate, perché il carcere ti mette di fronte a dei problemi irrisolvibili e l'essere umano non può sempre adattarsi alle difficoltà che incontra in carcere. Quindi io per resistere per 30 anni sicuramente ho degli anticorpi, ma è difficile lavorare nell'attuale situazione dove la quotidianità è caratterizzata dal sovraffollamento, dalla mancanza di servizi, di diritti. Ecco, su questo vorrei aprire una parentesi: sicuramente rispetto agli anni scorsi, con l'attuale direzione le cose vanno direttamente in maniera molto diversa, molto meglio. Sono contento anche del nuovo direttore, mi dispiace se tra qualche mese andrà via, però effettivamente è stato un punto di riferimento, importante per l'istituzione carceraria. Una curiosità: quali sono i punti su cui si deve lavorare per fare in modo che il carcere non sia più l'ultima spiaggia, non solo per gli agenti, ma anche per la politica, non solo quindi anche per i detenuti? Beh, può essere diverso un luogo più accogliente, più accrescitivo per tutti che lo abitano? Sì, guarda, a garantire la dignità alle persone detenute, questo camera di pernottamento, ma in realtà è una cella, è un'ipocrisia definirla camera di pernottamento. Camera di pernottamento potrebbe essere associata a una stanza di un albergo, ma non è un albergo, è il carcere. Ecco, dalle piccole cose, in carcere ad esempio i detenuti non sempre hanno i libri per poter studiare. L'istruzione è fondamentale, cioè l'istruzione forma il cittadino, specie il cittadino straniero, la persona, il detenuto straniero. Quindi la persona spesso esce dal carcere con la non consapevolezza di essere un cittadino, quindi di un portatore di diritti e di doveri, e questa è la cosa più grave, che la società non conosce. Cioè, i corsi di alfabetizzazione, io vedo persone che studiano su fotocopie, non sono seguite, difficoltà sono immane. Cioè, il carcere non è il luogo di supplizi,
chiaro, è un luogo dove effettivamente si costruisce una società, dove dovrebbe costruirsi una società più sicura, è il dato, un dato costante. Un carcere che potrebbe ospitare 500, e di questi 800 credo 600 siano definitivi, e purtroppo non c'è posto per tutti. Ad esempio, io lavoro al penale, dove gli spazi sono diversi rispetto al giudiziario. E c'è l'altro aspetto dei denunzianti, delle barriere linguistiche, i problemi sono enormi. E da parte nostra, nella mia veste, quindi io mi rivolgo ai poliziotti penitenziari, più attenzione. Spesso, quando non si conosce un argomento, io lo vado a studiare, cerco di dare delle risposte, in qualche modo di venire incontro anche alla stessa amministrazione, alle persone. Purtroppo non è così, c'è chi scappa dal carcere, dal lavoro, quindi occupare delle ore in carcere, essere presenti, ma figurativamente, non ha senso. Prima abbiamo parlato di auguri e adesso Mauro Pescio, che conoscete tutti per un podcast molto famoso che è Io ero il milanese. Vediamo che cosa ci dice. Io sono Mauro Pescio, sono l'autore del podcast, del libro, dello spettacolo Io ero il milanese, che sicuramente tanti di voi conoscono, conosceranno. Forse qualcuno anche abbiamo avuto il piacere reciproco di conoscerci, perché in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo anno, sono stato in tante carceri italiane di tutta Italia a incontrare le persone ristrette, a incontrare gli agenti, a incontrare tutte le persone che vivono e lavorano all'interno delle carceri italiane. Vi faccio i miei auguri per Natale. So che questo tipo di feste sono un periodo difficile per le persone ristrette, perché sono lontani dai propri affetti, dai propri cari, perché la distanza nei momenti di festa si sente di più. E vi prometto che quest'anno io avrò un pensiero speciale per voi e fare in modo che tutte le persone che incontro possano in qualche maniera rendersi un pochettino più sensibili rispetto a questo tema. Buon Natale, buone feste a tutti, grazie. E ora, dopo aver ascoltato gli auguri di Mauro Pescio, concludiamo l'intervista a Wasim Damash. Come promesso ieri, quest'oggi ci sarà la parte dove ci ha parlato dell'arte palestinese, soprattutto della poesia, che è la sua prediletta, ma anche della cinematografia. Ascoltiamolo insieme. Le va di parlare un po' invece della letteratura palestinese? E che cosa potrei dire? Sappiamo che lei è un appassionato di poesia. Se le va, può anche leggercene qualcuna. La poesia è... No, quella... guardi, la letteratura è l'espressione della vitalità di una comunità, ma anche della sua capacità di resistenza, e la letteratura palestinese oggi è a livelli veramente ottimi. Molti poeti, molti romanzieri, scrittori, ma anche cineasti, c'è un cinema molto, che con mezzi veramente minimi riescono a fare dei film eccellenti. La letteratura poi palestinese viene tradotta, letta ovunque nel mondo. Ci sono alcuni autori che sono letti, ad esempio il più noto, famoso degli autori palestinesi, che è Ghassan Kanafani, è tradotto in 26 lingue, e non sono tutte lingue europee. Questo è importante dirlo, perché se si pensa che la traduzione avviene solo nelle lingue europee, non è così. È tradotto in cinese, è tradotto in vietnamita, è tradotto in persiano e così via. A volte ci sfugge che non siamo il centro del mondo. Ma nessuno è il centro del mondo, in realtà. Però ecco, gli occidentali magari lo pensano più di altri. Poi ci sono sicuramente anche altre popolazioni che lo penseranno, però
abbiamo questo difetto. Ma non negli stessi termini. Esatto. E qualche regista invece ci può consigliare qualche film da guardare a chi ci ascolta? Tantissimi. Tanti. Allora. Il suo preferito? Oddio. Non ne scelga uno, non si preoccupi di sceglierne uno. Mi coglie di sorpresa perché non ho una memoria così pronta e fresca. Però ad esempio una regista molto in gamba, molto brava, è Jasser, adesso non ricordo il nome, Marie o qualcosa del genere, che ha ad esempio ultimamente un suo film nei cinema italiani, c'è stato Wajib, il titolo non è stato tradotto, okay. Che vuol dire dovere. Dovere. No? Che parla della comunità di Nazareth, che sono i palestinesi a maggioranza cristiana, no? Mm-hmm. È una città a maggioranza cristiana da sempre, diciamo, da sempre, dagli ultimi più o meno 15 secoli. Da molto, quindi. Sì, e Anne-Marie Jasser, veramente molto, molto brava. Sua sorella, che è Emily Jasser, ha fatto un film ultimamente, a me è piaciuto tantissimo, è tradotto in italiano, è apparso anche in italiano, si chiama Lettera a un amico. E questa lettera a un amico spiega un po' la storia della sua casa. Okay. Della casa dove è nata, dove è la casa dei genitori, dei nonni, eccetera. E questa casa non ce l'hanno più, adesso abita in una sorta di diciamo una casetta piccola vicino a quella che è diventata un albergo in parte, eccetera. Guardi, io la ringrazio, è stata una conversazione molto intensa. Grazie a lei, veramente. Sì. Come funziona nelle carceri palestinesi e soprattutto israeliane, se lei lo sa, israeliane dove ci sono anche... Appunto, sappiamo che a Israele ci sono tanti palestinesi e molti di loro, soprattutto nelle ultime settimane, sono stati incarcerati. Sì. Ecco, se lei sa qualcosa su come... Sono carceri durissime e non si possono veramente chiamare detenuti, sono degli ostaggi. Sono migliaia. Allora, secondo le Nazioni Unite, dal 1967 al 2021, credo, o il 22, che dipende da quando finisce questa statistica, ci sono stati nelle carceri israeliane oltre 800.000 persone. Secondo un'associazione che si occupa di censire i carcerati, si tratta di oltre 1 milione di persone. Dal 7 ottobre a oggi Israele ha arrestato circa 4.000, non conosco la cifra esatta, però l'ho sentita proprio ieri o l'altro ieri, ma non me la ricordo, comunque sui 4.000 persone. Queste persone vengono messe in carcere, compresi i bambini, c'è stato il caso di un bambino di 3 anni, no? Oltre a diversi bambini di 5 o di 6 o di 7 e così via. E queste persone subiscono il carcere senza accuse, non sono accusati di niente, ma secondo una legge detta della detenzione amministrativa, per cui amministrativamente ti metto in carcere per 6 mesi e poi si prorroga. Sì, possono essere rinnovati, certo, all'infinito. Essendo detenzione amministrativa non c'è bisogno di una causa di giustificazione. Niente. E purtroppo questo sistema si sta diffondendo fuori da Israele. Poi l'altra cosa è, sono detenzioni illegali perché il diritto internazionale vieta alla potenza occupante di deportare prigionieri in un altro territorio, e quindi è assolutamente illegale tutto quello che fa Israele. Poi è una storia molto molto lunga. La ringrazio per averne condiviso almeno un pezzettino con noi. Grazie a lei. Le va di fare un saluto a chi ci segue dalle carceri dell'Emilia Romagna? Sì, certamente, ma
Io ringrazio coloro che seguono questa radio TV dedicata anche a chi è privato della libertà. E posso dire, se i palestinesi non perdono mai la speranza, che vivono in condizioni terrificanti, anche tutti gli altri, quelli che vivono una restrizione della libertà, non devono mai perdere la speranza. Perché alla fine noi umani siamo cattivi, ma siamo anche buoni, siamo un miscuglio di come dire... Siamo un miscuglio di tante cose. Di tante cose. E dobbiamo solo far emergere il nostro lato migliore invece di quello peggiore. È vero. La ringrazio. Grazie, grazie a lei. E adesso diamo la parola agli amici dell'associazione Leggio, che con la rubrica I racconti di Leggio oggi ci leggono un brano di Achille Campanile, Il presepio dei 7 anni. Legge Marzio. I racconti di Leggio di Isaac Asimov, di Achille Campanile, Il presepio dei 7 anni. Al presepio Luca cominciava a lavorare parecchi giorni prima di Natale e la preparazione si svolgeva in un'atmosfera di guerra, del tutto in contrasto col carattere idillico della Pia Bisogna. Le prime scaramucce avvenivano quando, un paio di settimane prima della vigilia, si tiravano fuori gli accessori conservati da Natale precedente. Tutti rotti o malandati, e bisognava fare quasi tutto nuovo, il che dava modo a Luca di tuonare contro il disordine della casa, dopodiché si aprivano le ostilità per la scelta del luogo. I primi anni, quando era caduta su un angolo della stanza da pranzo, ma in seguito alle proteste della mamma per gli strati di pittura e gli strappi che poi restavano sulla carta da parati, il presepio snidato e incalzato di stanza in stanza finì in un angolo dell'anticamera, dove a causa della semioscurità del luogo fu talvolta sommerso dai cappotti dei visitatori, i quali poi se ne andavano bianchi della farina che serviva per fare la neve. Terza operazione bellica. Con la forza, Luca requisiva in cucina la spianatoia della pasta che doveva servire da base del presepio. La cosa non avveniva senza le più alte proteste della vecchia e combattiva serva, la quale tentava di contendere l'oggetto al padrone in un tira e molla che toccava momenti d'alta drammaticità. Ciò perché... nonostante Luca assicurasse che dopo il presepio avrebbe restituito intatto quell'accessorio indispensabile per la pasta fatta in casa, a cose avvenute la spianatoia tornava in cucina con una vasta zona verniciata in verde, i prati, e irta dei chiodi serviti a fissare ponticelli, alberi e rocce. Chiodi la cui sola vista all'idea di impastare a mani nude faceva raggricciare le carni. La vernice verde era percorsa da serpeggianti strisce di vario colore che rappresentavano le strade di grande comunicazione e i principali corsi d'acqua della Palestina. Ormai su quella spianatoia sarebbero venute soltanto lasagne verdi a causa della vernice. Il problema laghi veniva risolto col sistema degli specchietti, che Luca riusciva a dotare la regione di un sistema idrico fantastico, poiché i laghetti tra il muschio erano di facile e bel effetto, egli forse ne abusava un po', col risultato di trasformare la zona di Betlemme dintorni, notoriamente un po' arida, in una specie di regione dei laghi, quasi una Finlandia. Questo lo obbligava a dare la caccia a tutti gli specchietti di casa e particolarmente a quelli di una servetta che poi, riuscendo monotona una regione di laghi perfettamente tondi o quadrati, doveva assistere con un leggero pallore alla rottura di quei fragili oggetti
di cui Luca, ridotti a pezzettini, si serviva anche per effetti di cascatelle. Le rocce erano tenute con l'acquisto nella vicina cartoleria di un certo numero di fogli di imballaggio e con l'uso di parecchi giornali che, appallottolati, ammucchiati e ricoperti dei suddetti fogli sapientemente spiegazzati, figuravano le montagne. Provvedutosi alla sistemazione dei monti, non restava che popolare il paesaggio. Come in tutti i presepi, non era chiara l'ora, in quanto vi si vedevano contemporaneamente gruppi che gozzovigliavano all'osteria, mangiando spaghetti, talvolta con le mani, greggi che pascolavano, pecorelle nel chiuso, addormentate, stelle in cielo, qualche donna che lavava i piatti nel torrente. A quell'ora, direte, a quell'ora. Il presepio era affollato di strani nottambuli, se, come pareva doversi dedurre dalla presenza delle stelle, era notte. Persone affacciate alla finestra, una ragazzina che guidava le oche con un giunco, un maialino che grufolava nel truogolo, una vecchia all'arcolaio, un contadino con l'asino che andava evidentemente al mercato, un arrotino che arrotava, un panettiere che sfornava, un pizzaiolo che faceva pizze. Insomma, si facevano cose che solitamente si fanno in ore diversissime l'una dall'altra e tutto meno che dormire. Quella era una notte in cui non dormiva nessuno, ad eccezione di poche pecorelle. C'erano persino comari che conversavano da un balcone all'altro e, cosa straordinaria, tra greggi e grotte sergeva anche qualche sontuoso palazzo con colonne e capitelli, ma in parte già allo stato di rudere. A confondere ancora di più le idee circa l'ora contribuiva il contegno dei pastori, dei quali vi era una straordinaria quantità e varietà. Uno con la pecorella sulle spalle, un altro che portava sulla testa una piccola paniera con ricottine, un terzo steso a oziare con la siringa o lo zufolo sulle labbra, un quarto che, benché per molti altri fosse notte fonda, si portava la mano sulla fronte per ripararsi dai cocenti raggi d'un sole che non c'era. E non mancavano un cacciatore col fucile e il cane, né qualche cane da solo acciambellato o abbaiante, né giocatori di carte e di dadi all'osteria, suonatori di fisarmonica, zampognari, dell'insieme, una specie di notte di San Giovanni. A mezzanotte i ragazzi portavano in processione il bambino Gesù cantando in coro: tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo, al gelo. Da allora ogni giorno i re magi venivano spostati d'un pezzettino, in modo che mettevano esattamente 15 giorni a percorrere da un capo all'altro la spianatoia della pasta, dovendo arrivare all'imboccatura della grotta sacra il giorno della Befana coi doni. Disfatto il presepe, all'indomani della Befana, i pupazzi venivano riposti per l'anno successivo. Questo martedì insieme termina qui, purtroppo, ma ci vediamo sicuramente domani e vi ricordiamo soprattutto che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com e a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. Ci vediamo domani, un saluto dalla redazione e a presto! The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.